Ben ritrovati a MedEx News. Oggi ospite la nostra trasmissione l'ANDOS, l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di Catania, per parlare del legame con Sant'Agata. Sono giorni ovviamente particolarmente sentiti, i giorni di Sant'Agata a Catania, ma ovunque ovviamente si celebra Sant'Agata, e quindi abbiamo voluto realizzare questo momento insieme ai responsabili di questa associazione che da sempre ovviamente realizzano dei momenti particolari per omaggiare Agata e quello che è stato il suo martirio. Allora, noi oggi ne parliamo con la Presidente, la dottoressa Francesca Catalano. Grazie di essere qui, Buonasera. Francesca. Buonasera. Poi abbiamo la vicepresidente, la professoressa Travagliante, grazie. E abbiamo Patrizia Semineiro che da qualche anno è l'artefice insieme alla dottoressa Catalano del premio Agata, il coraggio delle donne, che unisce appunto tutto ciò che è il senso dell'Andos e anche ovviamente la devozione per Sant'Agata. Quindi grazie anche Buonasera. alla professoressa Semineiro. Allora, Francesca Catalano, da dove nasce il connubio Andos e Festa di Sant'Agata? Ma intanto nasce da quando fu premiato con la Candelora d'Oro, fu consegnata la Candelora d'Oro nel 2004 al presidente nazionale dell'associazione Andos. Facciamo un passo indietro. L'Andos è in Italia dal 1973 e quell'anno il sindaco Scapagnini, che ricordiamo sempre con tanto affetto, decise di consegnare la Candelora d'Oro al presidente nazionale di questa associazione. Quella sera io ero presente alla consegna del premio e sapevano entrambi che io mi occupavo di tumore della mammella, per cui venne fuori subito dopo la consegna del premio l'idea, l'ipotesi di creare un comitato Andos anche a Catania. Pensate, ce ne sono 60 in questo momento, quindi in tantissime città d'Italia. E in realtà avrei dovuto reggere l'associazione per pochi anni, per un mandato, forse due. E invece da 18 anni mi ritrovo, grazie comunque all'aiuto anche di tutte le altre, due delle quali sono appunto in trasmissione con noi, mi ritrovo a reggere il destino di questa associazione che devo dire ha fatto veramente tantissimo a Catania, sia per il recupero delle donne che hanno avuto la malattia, con i laboratori che tu prima accennavi, il teatro, la medicina narrativa, lo yoga, lo psicodramma, ma anche con le campagne di prevenzione. Non ci siamo Certo. mai stancati di portare avanti la prevenzione del tumore al seno e quindi il volontariato che in qualche modo si associa, si accompagna alle istituzioni, quindi affianca le istituzioni. Quindi questa doppia veste dell'Andos Comitato di Catania, da un lato prevenzione e dall'altra riabilitazione della donna operata. Ecco, è importante che abbiamo sottolineato qual è lo scopo ovviamente principale dell'Andos, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, che è quello ovviamente di fare prevenzione, quindi con degli screening, stando sempre al fianco di tutte le donne ovviamente che poi riscoprono di avere questa patologia, e subito dopo appunto prendono per mano le donne e incominciano un cammino che dura fino a quando ovviamente ognuno di loro desidera far parte di questa associazione. Ed è proprio all'interno di queste manifestazioni che si sviluppano alcuni importanti progetti, tra cui appunto il laboratorio di medicina narrativa e del ruolo della narrazione fotografica, che sono stati al centro appunto di alcuni obiettivi, devo dire, ottimamente raggiunti per supportare le donne in un cammino non sempre facile, vero professoressa Travagliante? Certamente Ok. i laboratori di medicina narrativa tentano proprio di accompagnare e seguire le donne nel loro percorso di malattia. La medicina narrativa è una scienza ormai riconosciuta dal Ministero della Sanità ed è una metodologia di intervento clinico-assistenziale basata sulla narrazione di tutti coloro che intervengono nel processo di cura. I medici, gli infermieri, ma soprattutto le pazienti e i pazienti. L'obiettivo è quello di instaurare un rapporto assai stretto tra medico e paziente, tra medico e strutture sanitarie, in modo da rendere più forte l'aderenza terapeutica e da rendere più sostenibile il sistema sanitario. La medicina narrativa, come recita il suo stesso nome,
ha un rapporto assai stretto da un lato con le medical humanities, ma dall'altro lato con le scienze umanistiche, quali la letteratura, il teatro e anche la fotografia. Come dimostrano le foto di Fabrizio Villa. Le fotografie che Fabrizio Villa ha scattato alle donne dell'Angos, alle loro ferite, non sono servite per la spettacolarizzazione della malattia, ma invece sono state scattate con l'obiettivo di incentivare la cultura della prevenzione e di consentire alle donne di riappropriarsi del loro corpo, della loro identità. La fotografia è un'immagine, una traslazione dell'esperienza di malattia a cui si dà un margine fisico e simbolico, ma che aiuta le donne verso nuovi spazi mentali. L'esperienza fotografica è un'istantanea legata alla storia di malattia, ma porta alla scoperta di se stessi attraverso un'immagine che è mezzo e fine per l'accettazione del proprio corpo e per la condivisione dei propri vissuti. Potrei Assolutamente, continuare, non so. no, perfetto, adesso continueremo, ti farò altre domande ovviamente su questa bellissima cosa, vorrei chiudere prima un primo giro insomma, di sentire tutte quante voi. Patrizia Seminero invece un altro bellissimo momento all'interno dell'Andos è quello del premio, no? Un premio che purtroppo è stato inevitabilmente interrotto dal Covid e quindi dallo stop di tutte quelle che sono le manifestazioni, ma che già alla prima edizione ha fatto tanto a parlare di sé. Come nasce il premio? Nasce nel lontano 2019 da una visione unitaria tra me e la dottoressa Catalano, la presidente dell'Andos. Io conoscevo l'Andos perché conoscevo la dottoressa Catalano e voglio dire che quando si parla di Andos a Catania si parla di dottoressa Catalano. Inevitabilmente le due cose sono Sono unite. inevitabilmente unite, perché l'Andos rispecchia quelle che sono le caratteristiche della dottoressa Catalana di essere propositiva, accogliente, travolgente, dico io. È proprio in questo suo essere così accogliente e travolgente che insomma mi ha quasi preso per mano e mi ha fatto conoscere il mondo del volontariato, che è un mondo immenso, bellissimo. E nasce questa idea di premiare le donne valorizzandole nei loro punti di forza. Infatti, le protagoniste sono proprio le donne Andos in questo kermesse. E poi i premi vengono rivolti a quelle donne che possono davvero rappresentare un esempio di forza, un esempio di determinazione e di coraggio. Infatti, il coraggio è proprio specificato nella definizione del premio. E c'è questo poi fil rouge con la figura della nostra santa, di Sant'Agata, perché comunque nella sua dolcezza e tenerezza sicuramente Sant'Agata esprime una forza incredibile che arriva fino a noi e ci coinvolge ogni anno sempre. E forse è questo anche il motivo per cui oggi siamo qui in trasmissione. Quindi un premio dove deve arrivare questa voglia di mettersi in gioco. Partendo dai bisogni, dai vissuti e cogliendo tutti i punti di vista femminili, ecco, dalla malattia a tutto quello che è la vita che ci coinvolge e ci travolge, insomma. Insomma, anche questo è un modo per dire alle donne di avere coraggio sempre, a maggior ragione nei momenti Assolutamente complicati, no? sempre. Un traguardo è l'inizio di una nuova sfida. Sicuramente. La vita va vissuta finché siamo in vita, bisogna vivere. Ci possiamo anche cadere, ma ci dobbiamo rialzare. Ecco, quindi è un invito alla speranza, sicuramente. Dottoressa Catalano, a proposito di speranza, nonostante il Covid purtroppo abbia in qualche maniera impedito in questi ultimi anni dei festeggiamenti in pompa magna, come siamo abituati a vedere in questa città, dal 3 in poi, 3, 4 e 5 fino al 6 mattina, quando
il Ferco di Sant'Agata rientra in cattedrale, inevitabilmente questi 2 anni hanno cambiato un po' tante cose ed è giusto ovviamente che anche in questo senso ci fossero delle limitazioni, però Landos ha voluto comunque esserci, no? Questo è il senso anche della presenza oggi, ma soprattutto del video che lei ha voluto realizzare. Ma in realtà chi ci sta ascoltando sicuramente ricorda che Landos ogni anno, a parte la processione del 3, ha fatto un omaggio a Sant'Agata. Ricordo per esempio quando abbiamo realizzato il gioiello con l'idea di alcune donne che hanno immaginato e progettato un gioiello che in questo momento si trova al Museo Diocesano. Abbiamo realizzato una spilla che ricordo ovviamente Sant'Agata, e su questa spilla c'è il logo dell'Andos. Questa è stata una delle iniziative che abbiamo realizzato qualche anno fa. Un'altra volta abbiamo realizzato il laboratorio teatrale rappresentando il martirio di Sant'Agata. E quindi grazie ai costumi di Mariella Gennarino, che è sempre molto vicina all'associazione, ogni donna che non aveva mai recitato nella propria vita è stata preparata a far parte del gruppo per realizzare questo spettacolo che abbiamo ripetuto ben 2 volte in un noto teatro della nostra città, a rappresentare proprio il martirio della santa. Oppure abbiamo realizzato il plastico vivente, sempre durante i festeggiamenti agatini, oppure il libro dedicato alle donne operate, Vite dopo la tempesta, presentato al Monastero dei Benedettini, era sindaco in quel periodo l'onorevole Stancanelli. Quindi veramente tante iniziative. Quest'anno insieme a Patrizia avevamo deciso di fare la seconda edizione del premio, il premio Sant'Agata, il coraggio delle donne. Purtroppo non è stato possibile e nell'arco di pochissimi giorni abbiamo avuto subito un'altra idea. Non possiamo, non fare un omaggio a Sant'Agata, qualcosa dobbiamo fare. E quindi abbiamo realizzato un video che vedremo appunto fra qualche minuto, che fa vedere un po' le attività, delle donne operate. Che comunque, seppur con la pandemia e comunque con le regole che abbiamo seguito in maniera molto precisa, abbiamo portato avanti e quindi ci saranno delle donne che reciteranno in questo video e in particolare invece abbiamo una donna che si chiama Agata, che ha realizzato una canzone. È lei che l'ha scritta e quindi abbiamo la possibilità di sentire le note di questa canzone che è stata appunto dedicata a Sant'Agata. Ecco, questo per non lasciare un anno che passa così inosservato, ma per fare capire ai cittadini e speriamo alla Santa Patrona che ci ascolti, che la pensiamo lo stesso, anche se siamo in un periodo in cui chiaramente tante cose non si possono realizzare. Ecco, professoressa Travagliante, abbiamo parlato di queste donne che fanno parte di questi tanti progetti, non ultimi quelli accennati dalla dottoressa Catalano, e sicuramente il mettersi a confronto, grazie anche ai progetti di medicina narrativa, ma anche di narrazione fotografica, ha fatto sì che si mettessero più facilmente in gioco, no? Sì, anche durante il periodo dell'epidemia, Landos ha fornito un'immagine di resilienza, perché le donne sono state raggiunte anche utilizzando la rete e continuando nella narrazione della loro esperienza, dei loro timori. Timore ad esempio di recarsi in ospedale, di aderire agli screening, perché sappiamo tutti, l'hanno dimostrato al Congresso Nazionale di Chirurgia che si è tenuto a settembre, presieduto dal professore Basile, l'adesione agli screening è diminuita del 70% e tutto questo ovviamente ha avuto un impatto notevole sulle donne. Landos ha cercato di aiutarle in questo senso e non appena è stato possibile abbiamo ripreso la nostra manifestazione più importante, che è quella di Maggio Informe, l'abbiamo tenuta anche nel maggio del 2021. Abbiamo offerto una grande quantità di mammografie gratuite alle donne tra i 40 e i 49 anni che sono escluse dagli screening senologici. Inoltre la dottoressa Catalano ha organizzato la manifestazione itinerante, la mostra fotografica itinerante in cui sono state esposte le foto scattate da Fabrizio Villa in tutte le principali città siciliane.
proprio per questo motivo, per incentivare la cultura della prevenzione e per spingere le donne ad aderire agli screening serologici. Ottimo, davvero ottimo, professoressa Semineiro, siamo in chiusura, vorrei una battuta anche da lei. Ovviamente purtroppo il premio quest'anno per motivi legati al Covid, come ha detto anche la dottoressa Catalano, non si è potuto fare. Eravamo tutti molto vicini al traguardo con nomi illustri. Devo dire che ancora una volta, grazie davvero alla professionalità e ai nomi inseriti all'interno di questo premio, avevate avuto anche il patrocinio del Comune di Catania, eravate inseriti nuovamente all'interno delle manifestazioni agatine, proprio a supporto della qualità del lavoro che realizzate, ma comunque è semplicemente un arrivederci, no? Sicuramente l'emergenza sanitaria purtroppo ha messo in difficoltà non soltanto questo aspetto, ma tanti aspetti della nostra vita, per cui prudentemente era necessario e opportuno diciamo, far prevalere quelle che sono le condizioni sanitarie piuttosto che altre, ma è solo un arrivederci, un rinvio sicuramente all'anno prossimo più forti di prima, perché comunque crediamo che in questo premio quale forte messaggio che invia e che può arrivare alle donne, che si devono porre in una visione, una veste sicuramente rinnovata e diversa. E oltretutto è un premio le cui caratteristiche, diciamo, lo rendono unico e nuovo allo stesso tempo nella città di Catania. Per cui sì, sicuramente è solo un appuntamento rinviato. Dottoressa Catalano, prima di salutarci e dare ovviamente la parola alle immagini del video realizzato da Clemente Panebianco, due aspetti molto importanti dell'Andos legati ovviamente alla festa di Sant'Agata, ma anche all'amore per Agata. Sicuramente quello che vede, purtroppo anche in questo caso sospeso dalla pandemia, la visita della reliquia della mammella di Agata nella sede dell'Andos, nonostante l'Andos non sia un'associazione religiosa, e poi la messa fortemente voluta dall'Andos, da lei, e grazie ovviamente al supporto e alla collaborazione con il parroco della cattedrale, Monsignor Barbaro Scionti, che ha sposato in pieno questa iniziativa, la messa delle donne operate al seno in cattedrale. Ma devo dire, due momenti molto molto importanti. Quest'anno abbiamo potuto realizzare la messa giorno 30 presso la cattedrale ed è sempre un momento molto emozionante e commovente. Purtroppo non abbiamo potuto fare la benedizione sull'altare, come normalmente Padre Barbaro amava fare fino a 2 anni fa, perché l'anno scorso la messa non è stata realizzata. Ed è molto bello perché le donne delle associazioni ci conosciamo tutte quante, ma quando Padre Barbaro chiama le donne operate al seno e le invita a venire sull'altare per la benedizione, vedere che dai banchi escono decine e decine di donne che si avvicinano all'altare, magari con gli occhi lucidi e piangendo, è veramente una scena unica, molto molto commovente. Quest'anno ci siamo accontentati di una benedizione fatta da lontano, ma che comunque abbiamo potuto realizzare. Un altro momento importante è quello che proprio dicevi tu, la presenza della reliquia che viene presso il comitato Andos a fine gennaio in genere, viene tutto concordato con Padre Barbaro. Dovete vedere come le donne preparano l'evento, sono tutte lì, comprano le candele, preparano l'altare, preparano delle preghiere che vengono dal cuore, preparano anche delle canzoni dedicate a Sant'Agata ed è un momento anche quello molto solenne. Arrivano donne anche che non sono iscritte all'associazione, ma che sanno che quel giorno ci sarà, quella sera ci sarà la reliquia, della Mammella di Sant'Agata presso il comitato. Questa è una delle cose più belle forse che l'Andos ha potuto realizzare nell'arco di questi 18 anni e speriamo, incrociamo le dita, di poter riprendere tutto a pieno regime nel 2023. Bene, io ringrazio Francesca Catalano, Pina Travagliante, Patrizia Semineiro, grazie di essere state qui con noi. Grazie a te. Grazie a voi. E vi lasciamo alla visione del video fortemente voluto, ideato e realizzato ovviamente dall'Ando, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di Catania, ovviamente curato dal regista Clemente Panebianco.
L'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, con sede a Catania, nasce nel 2004, durante i festeggiamenti agatini di quell'anno, quando il presidente nazionale dell'associazione, il professore Francesco Maria Fazio, ebbe la candelora d'oro, la consegna della candelora d'oro dal sindaco di quel tempo, il professor Umberto Scapagnini. E durante questo incontro, durante la consegna della candelora, si decise tutti insieme di fondare un comitato anche a Catania, che potesse raccogliere le esigenze delle donne che avevano subito, che stavano attraversando il cammino difficile e doloroso che è la malattia neoplastica della mammella. In tutta Italia ci sono 60 comitati e ogni comitato ha determinate funzioni. A Catania ci occupiamo di due problematiche in particolare. Una è quella della prevenzione. Non ci stanchiamo mai di dire alle donne di fare prevenzione, di eseguire gli esami diagnostici, quali mammografia ed ecografia, che possono essere eseguiti presso il comitato, presso la sede catanese, e d'altro canto anche la possibilità del recupero psicofisico. Ogni anno, quindi dal 2005 e dall'anno successivo, l'Andos è stata presente durante i festeggiamenti agatini con un omaggio alla Santa Patrona. Ci sono veramente tantissime iniziative che sono state portate a termine e anche quest'anno chiaramente il comitato già da mesi si stava preparando con le donne operate al seno a dare l'omaggio alla Santa Patrona e quindi a quella santa che sentono talmente così vicina perché è deturpata nella mammella e quindi la donna che ha avuto un tumore al seno si affida alla Santa Patrona, ma le restrizioni che tutti conosciamo, la pandemia non ci ha permesso di poter fare qualcosa di presenza e quindi abbiamo voluto realizzare un video che è l'omaggio a Sant'Agata per il 2022. È dal 2015 che l'ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di Catania, entra ufficialmente nel calendario dei festeggiamenti agatini. Tante le manifestazioni organizzate dalle donne volontarie che ne fanno parte, ma soprattutto tre i momenti clou che vedono l'ANDOS Catania in prima linea. Il primo è senz'altro quello legato alla visita della reliquia della mammella di Sant'Agata nella sede del Comitato ANDOS di Catania. La reliquia sosta per alcune ore all'Andos, permettendo così a tutte le socie e donne operate al seno di poter vivere con profonda commozione questo momento di grande emozione. L'Andos, pur non essendo un comitato religioso, ha infatti sempre mostrato grande amore per Sant'Agata. Altro momento di grande commozione è senz'altro quello della messa per tutte le donne operate al seno che si tiene in cattedrale a Catania. Durante la messa, voluta e organizzata dall'Andos e dal parroco della cattedrale Monsignor Barbaro Scionti per tutte le donne operate al seno, si susseguono momenti di grande fede. La messa si conclude con la lettura della preghiera realizzata appositamente per tutte le donne operate al seno che si affidano a Sant'Agata. Infine, la processione per l'offerta della cera, a cui partecipa il 3 febbraio ogni anno anche l'Andos Catania con il suo stendardo. Agata, amata patrona di Catania, a cui vennero strappati i seni, rappresenta per tutte le donne e uomini con tumori alla mammella un punto di riferimento importante per affrontare un cammino difficile con maggiore forza. Ecco perché, sia prima che entrasse a far parte ufficialmente del calendario dei festeggiamenti agatini che dopo, l'Andos omaggia ogni anno Agata e con lei tutte le donne operate al seno con manifestazioni che sottolineano il coraggio delle donne. Questo è un anno particolarmente importante per me, in quanto la vivo Sant'Agata da presidente del comitato per la festa. Quindi è un anno molto bello, molto significativo, molto vicino di riflessione, anche perché la festa non si farà come
si è fatta normalmente negli anni passati, ma ci sarà una festa più sobria legata solamente alle celebrazioni. Io sono molto contenta, molto felice che Francesca mi abbia coinvolto, come sempre fa, nelle sue meravigliose iniziative, e questa è una di quelle che abbraccio con grande gioia. Francesca è una donna meravigliosa che dà tanto per la sua associazione, per l'Andos, con la quale abbiamo realizzato delle bellissime cose, tra cui ricordo mostre, ricordo sfilate di moda con le sue associate, ricordo addirittura i costumi per una rappresentazione legata al martirio di Agata. Quindi sono molto felice ancora quest'anno di essere partecipe di queste sue belle iniziative e le auguro di cuore che Sant'Agata la protegga sempre e protegga sempre le sue donne che Sant'Agata abbraccia con amore e protezione. Sant'Agata donò la sua vita e la sua anima a Cristo Signore, rinunciando ai piaceri della carne. Quinziano, giunto a Catania, l'accusò di vilipendio della religione di Stato, un'accusa che fu comune a tutti i cristiani. Immediatamente ne fu ordinata la cattura e fu condotta al Palazzo Pretorio. La tradizione popolare racconta che Agata riuscì a scappare per non farsi arrestare, che riuscì a rifugiarsi in una contrada poco distante da Catania, chiamata Galermo. Ma c'è chi parla di Malta e chi ancora di Palermo. Ma comunque alla fine Quinziano riuscì lo stesso a catturarla e a condurla dinanzi a sé. Cercava di dimostrare al popolo che era capace di sottomettere al suo volere perfino le persone più ragguardevoli, pur avendo una nobile origine. Vederla fu per lui ancora un'esplosione di passione, ma davanti a sé non trovò uno scambio di tenerezze come avrebbe sperato, ma un blocco di pietra lavica. Agata rifiutò ogni tentativo di seduzione e Quinziano, spinto dalla sua furia passionale, ma soprattutto offeso e umiliato, decise di affidarla in custodia a una rinomata mezzana di nome Afrodisia. Doveva essere lei a far capire alla giovane cosa fosse giusto fare. A quei tempi la donna rappresentava l'esatto significato del suo nome. Aveva 9 figlie scorrettissime come lei, che cercarono fino alla fine, insieme alla madre, di plagiare la giovane. Afrodisia utilizzò con Agata tutti i filtri amorosi in suo possesso, filtri che la grezza mentalità popolare di allora riteneva efficacissimi, sottoponendola a ogni tipo di tentazione immorale. La esibiva ai festini, la coinvolgeva facendola partecipare a banchetti osceni. Il pudore di Agata veniva continuamente offeso da queste insidie, ma non macchiato. Infatti, i tentativi di Afrodisia fallirono miseramente ed Agata riuscì indomita a proteggere la verginità che aveva donato a Dio. Afrodisia non riuscì nemmeno minimamente a far invaghire Agata di Quinziano, ma questo fallimento fu un'altra dimostrazione della forza della santuzza. Dopo non appena un mese, Afrodisia, delusa, si dichiara sconfitta, soprattutto per 2 cose, per la fede e per l'amabile purezza della giovane. Per questo motivo riconsegnerà Agata a Quinziano e con determinazione pronuncerà le famose parole ripetute spesso dalla povera gente: ha la testa più dura della lava dell'Etna, è più facile rammollire sassi, cambiare il ferro nella morbidezza del piombo che distogliere l'animo di questa fanciulla dall'idea cristiana. Ma come terra che calpesta coi piedi, ella invece tutto, tutto disprezza. Oggi noi donne viviamo felici e contente quando siamo indipendenti, felici e contente
quando smettiamo di pensare prima agli altri più che a noi stesse. Felice e contente quando mettiamo da parte l'idea di essere mogli perfette e madre irreprensibili. Felice e contente quando riusciamo a sentire che possiamo cavarcele da sole senza dipendere da nessuno. Felice e contente quando non siamo criticate per come ci vestiamo, per come ci trucchiamo o per quanto profumo ci mettiamo. Felice e contente quando nessuno ci dice che siamo troppo magre o troppo grasse. Felice e contente quando non ci danno giudizi su come guidiamo, per quanto parliamo o per quante persone frequentiamo. Felice e contente quando nessuno ci condanna se vogliamo un figlio o se non lo vogliamo. Felice e contente quando gli uomini ci rubano il cuore e non la vita. Felice e contente se non ci additano come troppo maschili o femminili. Felice e contente se non ci disapprovano quando siamo troppo libertine, chiamandoci poco di buono, o quando non lo siamo, definendoci troppo rigide. Felice e contente quando non abbassiamo lo sguardo. Felice e contente quando nessuno ci giudica. Felice e contente quando abbiamo la piena consapevolezza di essere quello che siamo. Donne. Donne che vogliono vivere felice e contente. Quell'uomo crudele segnò il tuo destino di martire santa, ne tesse il cammino. Minacce di morte non ti hanno piegato, catene di ferro non ti hanno fermato, i sei andasti al martirio colma d'amore, il sangue sgorgava dalla ferita e insieme al sangue ti usciva la vita. Gente piangendo grida il tuo nome, il cielo risponde all'invocazione, Catania è sconvolta, il cuore si ribella, si sveglia il vulcano, trema la terra. Agata santa dal paradiso, proteggi Catania col tuo sorriso, la lava fermasti col tuo santo velo, miracolo grande venuto dal